Calcio giovanile canavesano in primo piano in questa nostra rubrica dedicata appunto allo sport locale. E in questo caso siamo con Fabrizio Gallo, nome e volto conosciutissimo del calcio locale, soprattutto a livello giovanile, perché nelle sue esperienze, nel suo girovagare tra zona eporediese, alto canavesana e anche prima cintura torinese, ha vestito i colori e seduto sulle panchine di tantissime squadre di altissimo livello. Oggi è uno dei punti di riferimento della Rivarolese e appunto con Fabrizio cerchiamo di fare un po' un'analisi di quello che è, prima di tutto, la realtà della linea verde, del settore giovanile della Rivarolese, ma anche di, diciamo così, chiacchierare e capire un pochettino quello che è l'evoluzione del football a livello giovanile in un 2023 che si è appena aperto e quindi che continua a mutare rispetto a quello che sono gli anni d'oro, tra virgolette, del calcio canavese. Fabrizio, buongiorno, buona giornata, buongiorno, grazie di averci fatto visita. Allora, parliamo di questo, questo nuovo anno, 2023, in realtà la stagione si è aperta 2022, a settembre 2022, come sta andando in casa Rivarolese a livello settore giovanile e soprattutto quelli che sono gli obiettivi? Allora, guarda, ti dico, a livello di scuola calcio sta andando molto bene perché oltre ad avere, diciamo, raggiunto il livello di scuola calcio elite da qualche anno, secondo me stiamo costruendo dei gruppi competitivi. Riusciamo sempre e tendiamo sempre a confrontare le nostre squadre comunque con squadre di livello, perché vogliamo cercare di far migliorare il più possibile i nostri ragazzini. E abbiamo anche, devo dirti, anche degli ottimi risultati, anche se poi nella scuola calcio secondo me la cosa più importante è la crescita, certo, del bambino. Per quanto riguarda il settore giovanile, allora abbiamo alcune squadre che fanno i provinciali, mentre gli allievi e la juniores si stanno facendo il campionato regionale. Allora, sui provinciali stiamo andando bene sia coi 9, con gli 8 e coi 7. Allora, coi 9 siamo in testa al campionato a punteggio pieno e quindi puntiamo sicuramente a vincere il campionato e il prossimo anno a fare regionali, visto anche il nuovo regolamento che, certo, ogni annata fa per sé in questo caso. 2008 siamo in terza posizione, quindi in una buona posizione per fare eventualmente i playoff poi. Il 2007 anche sono a punteggio pieno nella categoria provinciale, spero. Il campionato è competitivo, perché ci sono 5-6 squadre di valore e vediamo nel girone di ritorno cosa riusciremo a fare. Adesso abbiamo un po' di punti di vantaggio, speriamo di riuscire a mantenerli. Gli allievi stanno andando discretamente e puntiamo a salvarci, puntiamo a una salvezza, di modo che il prossimo anno la juniores possa fare la categoria regionale. La juniores sta faticando un pochino, ma è normale perché comunque i campionati regionali ti danno comunque una competizione maggiore, quindi si va sicuramente un po' in difficoltà a volte. Va detto che la Rivarolese ormai da diversi anni sta lavorando fortemente sul settore giovanile, sui giovani che diventano poi il futuro della prima squadra. E nelle ultime stagioni tantissimi sono stati i ragazzi che hanno esordito appunto nella squadra maggiore, a dimostrazione che effettivamente la strada che la società ha deciso di percorrere nelle ultime annate sta dando dei buoni frutti, perché poi sono tanti anche i ragazzi interessanti che sono cresciuti e che hanno esordito poi nelle categorie superiori. Sì, guarda, io a livello di settore giovanile cerchiamo comunque di lavorare per far crescere i ragazzi. E poi logicamente ognuno deve anche trovare la propria dimensione e alcuni riescono comunque a giocare poi nella nostra squadra maggiore. Altri, abbiamo anche tanti ragazzi che giocano sul territorio canavesano, prima categoria, alcuni in promozione. Fabrizio, permettimi, alla fine sono 11 quelli che vanno in campo, poi tenuti conto delle riserve, però il gruppo alla fine, tanti sono i ragazzi che crescono, però
alla fine anche ristretto il numero delle persone che possono effettivamente giocare con la maglia granata della Rivarolese. Certo, certo, questo è sicuro. Però, come ti dico, sono contento, perché poi comunque abbiamo molti ragazzi che giocano nelle comunque società limitrofe o comunque, e comunque società anche blasonate, perciò siamo contenti per quello, di quello che stiamo facendo. Quanto è cambiato il lavoro negli anni riguardo appunto il settore giovanile? Nel senso che una volta si lavorava anche con dei numeri molto più grandi, perché con altri responsabili di discipline anche diverse si tende a dire effettivamente i giovani oggi hanno la capacità e l'opportunità di scegliere anche attività sportive come 20 anni fa ad esempio non c'erano, quindi ci si concentrava più sul calcio. Come è cambiato e come la società Rivarolese lavora in questo senso? Ma guarda, noi stiamo cercando di lavorare sulla quantità e sulla qualità. Sicuramente, come dici tu, ci sono tantissime discipline e vengono svolte molto bene. Vedo anche al polisportivo tutta la parte di atletica, certo, e quant'altro. E secondo me è anche giusto che ci siano varie opportunità per i ragazzi. È logico che una volta, secondo me, si era più concentrati sul calcio, adesso, essendoci molte persone che secondo me lavorano in modo professionale, ed è giusto che sia così, molti ragazzi a volte non particolarmente portati per il calcio, a volte cercano di trovare alternative, che può essere l'atletica, che può essere qualsiasi altro sport che ti possa comunque garantire una vita sana, certo, e una vita che ti possa, che uno si possa, diciamo, mantenere con il tempo. Certo. Fabrizio, tu ormai è da tanti anni che lavori appunto nell'ambito del calcio giovanile. A livello personale, quali sono gli stimoli che ogni anno ti spingono a andare avanti? Cos'è che trovi ancora di appunto stimolante nel football attuale? Ma guarda, io innanzitutto amo sempre quello, ho sempre amato quello che faccio. E il calcio per me è stata una buona parte di vita, perché ho investito e investo tuttora anche molto tempo, e secondo me è importante avere la passione, sicuramente la passione, per comunque poter andare avanti, cercare di migliorarsi, perché comunque c'è sempre da migliorarsi, è inutile dire ma io sono arrivato su tutto e finito il discorso, anzi non si finisce mai di imparare né di studiare. Ho iniziato di nuovo a imparare adesso in quest'ultimo periodo e penso che continuerò a imparare fino a quando comunque la salute, il tempo e tutto reggerà, cercherò di andare avanti il più possibile. Calcio Canavesano, usciamo un attimino da quello che è il giardino Rivarolo in generale. In questi anni ci sono stati profondi cambiamenti, siamo passati da anni, da stagioni d'oro, tra virgolette, in cui c'era anche il professionismo a due passi da casa. Oggi ci sono stati forti ridimensionamenti, sia economici, poi sicuramente gli ultimi 2 anni con la pandemia, i 2 anni di pandemia hanno ancora dato un'altra botta decisiva a quello che è il mondo anche dell'associazionismo, e quindi anche la capacità e la volontà di impegnarsi in certi ambiti. Come vedi in generale il calcio locale e anche quello torinese, perché comunque le franchigie che affrontate sono alcune di quelle storiche, fatta eccezione naturalmente di quelle professionistiche, però che hanno segnato la storia del calcio locale? Ma sicuramente, allora, il discorso economico viene ridimensionato, però io trovo che ci sono sempre persone, io parlo anche di Rivarolese, uh-huh, che tendono e sono appassionate di calcio, tendono comunque a cercare di fare sempre il massimo. Parlo di Rivarolo, di Fratelli Surace, di Andrea Mautino e comunque di persone che vogliono e ci tengono che il calcio, comunque l'attività, vada avanti in un certo modo. Sicuramente a livello canavesano
non abbiamo più le squadre professionistiche che avevamo tempi addietro, che avevamo Ivrea e il Canavese, ma proprio perché c'è stato, secondo me, questo problema economico che poi comunque cioè, la crisi ha colpito in generale, però devo dirti che le società comunque stanno lavorando tutte in un certo modo, sia le più piccole che quelle che hanno magari più potenziale, tipo noi qua ad esempio in Canavese abbiamo magari un po' più di potenziale di altre società, però comunque ognuno sta cercando di fare il suo per mantenere e comunque per andare avanti con l'attività. Quindi la speranza naturalmente da parte di tutti è quello che si continui a proseguire sul solco che è stato tracciato attualmente, ma che si possa arrivare un giorno di nuovo ad avere, è vero, un po' più complicato professionismo, ma vedere le nostre squadre anche in categorie superiori, che è un ottimo incentivo anche per i ragazzi, perché effettivamente la possibilità, al di là del vestire una maglia blasonata come può essere quella della Rivarolese o comunque di altre società come può essere Ivrea, Vallorco, certo. Borgaro, quelle che sono Volpiano, per dirti, quelle che sono che conosce anche molto bene da vicino, sicuramente anche l'opportunità di dire ok, il calcio canavesano è vivo, scalciante, quindi c'è la possibilità di avere anche in futuro, chissà, di nuovo anche ragazzi che possono vestire maglie del mondo professionistico, che è sempre complicato, ma comunque ci sono anche giovani che aspirano a questo traguardo. Sì, io continuo a dire che arrivare al professionismo è difficile, arrivano in pochi però, come dico, l'importante è trovare la propria dimensione. La propria dimensione è praticare sport e farlo in una determinata maniera e cercare comunque sempre di essere positivi, perché poi alla fine stiamo parlando di sport ed è quello che ci deve anche far star bene, non farci troppi problemi. Poi chi è più bravo, chi riuscirà ad arrivare, secondo me dobbiamo solo essere contenti se riusciamo a far arrivare qualcuno o qualcuno a livello tecnico arriva a calcare palcoscenici importanti. Credo che con questo messaggio che ci ha dato Fabrizio Gallo possiamo sicuramente pensare in maniera positiva in ottica futuro. Fabrizio, grazie per questa chiacchierata, ci vedremo sicuramente più avanti per vedere anche quali saranno gli obiettivi raggiunti o quegli obiettivi che si porrà la Rivarolese. Grazie ancora, un grande bocca al lupo e speriamo appunto che la Rivarolese, ma il calcio in canavese in generale, ci regali ancora delle belle soddisfazioni. Grazie, grazie a voi, grazie mille.